Una vera bagarre si è aperta sulla destinazione di 10 milioni di euro ad Agrigento Capitale della Cultura da parte della Regione Siciliana, come aveva annunciato anche il presidente della Regione Renato Schifani in occasione della sua venuta ad Agrigento per l'inaugurazione delle nuove corse tra la nostra città e Palermo Punta Raisi. Agrigento Capitale della Cultura mi obbliga, lo dico con affetto, ad essere presente qui. La manovra ha previsto già 10 milioni per implementare l'aspetto urbanistico di questa città. Le coordineremo, diciamo, queste spese assieme naturalmente all'amministrazione comunale. Verificheremo a che punto è la questione relativa alla costituzione della fondazione, che mi pare ritardi un poco. Cercheremo di metterci un occhio, ma in una logica naturalmente collaborativa, non tanto di controllo. Oggi sulla vicenda interviene il deputato di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che afferma come una faida sia in corso all'interno del governo regionale tra gli assessori San Martino e Di Mauro. Il governo, afferma De Luca, ha poche idee confuse. L'articolo 33 prevedeva uno stanziamento di 10 milioni di euro da assegnare rispettivamente metà nel 24 e metà nel 25. Dopodiché, in base a delle faide interne, continua De Luca, oggi abbiamo visto una proposta del governo che scippa il comune di Agrigento di queste risorse. Non poniamo un tema per quanto riguarda questa iniziativa, perché riteniamo sia un'opportunità per tutta la provincia di Agrigento, continua De Luca. Quindi si parte da Agrigento, città che va preservata con adeguate risorse coinvolte in tutta la provincia, destinando al libero consorzio una somma adeguata alla promozione dell'intero territorio. Questo governo, conclude De Luca, sta tagliando invece il 50% delle risorse che ha stabilito già in sede di giunta per una questione di mera faida politica. Su tale argomento interviene anche il parlamentare agrigentino del PD, Michele Catanzaro, che afferma come sia inaccettabile il taglio dei fondi per Agrigento, capitale della cultura. La maggioranza del governo Schifani mostra ancora una volta di avere una scarsa visione. Dimezzare i fondi destinati ad Agrigento, capitale della cultura, inciderà negativamente sull'organizzazione di un evento strategico e di fondamentale importanza per l'economia del turismo, continua Catanzaro. In commissione bilancio il governo ha fatto marcia indietro, destinando all'evento solo il 50% dei 10 milioni in 2 annualità previsti dalla prima stesura della finanziaria, e ha bocciato il nostro emendamento che destinava fondi ai comuni limitrofi per l'organizzazione di iniziative collegate, una scelta inaccettabile che penalizzerà le iniziative di promozione di un territorio già costretto a pagare le conseguenze di una mancanza sulle infrastrutture. E sull'argomento abbiamo sentito stamani il sindaco della città, Francesco Miccichè. Sindaco, Schifani aveva detto che c'è un finanziamento di 10 milioni di euro per Agrigento Capitale della Cultura. Ora stiamo assistendo che in questa manovra di bilancio da 10 sono diventati a 5. C'è un braccio di ferro fra diverse anime del governo, Di Mauro, e si parla pure di altre componenti che non vogliono. A lei cosa risulta? A me risulta che il presidente Schifani tiene tantissimo alla nostra Agrigento. Il presidente Schifani ha promesso di dare questo aiuto economico all'Agrigento. Confido proprio nella benevolenza dell'intera giunta regionale. Sono fiducioso e penso che soltanto sono non so come definire, però ecco, ripeto, sono fiducioso e penso che tutto andrà per il fine, il miglior fine, per come già il Presidente si era espresso.